Dietro le quinte di Rapida c'è l'impegno preso da molte amministrazioni comunali per semplificare sempre di più gli iter burocratici e per ridurre i tempi di risposta alle necessità dei cittadini e delle aziende. Anche il comune di Ravenna incomincia a mettersi al passo con i tempi. Assessore Casadio, allora, che cos'è Rapida? Rapida è la campagna di comunicazione che abbiamo deciso di fare per comunicare a tutti i cittadini la somma degli interventi di semplificazione che abbiamo fatto in questo mandato con il sindaco Matteucci. Abbiamo fatto dopo la più grande innovazione che è quella dello sportello unico attività produttive. Quindi nel sito Rapida, a cui si può accedere dal sito del Comune di Ravenna, ci saranno tutti i servizi online perfezionati, migliorati, che garantiscono un approccio diretto con la pubblica amministrazione e più efficace. Chiaro che il tema principale è anche quanto i cittadini e le imprese siano, tra virgolette, telematicamente pronti, però intanto il Comune da questo punto di vista è pronto, occorrerà fare un po' di attività e con Rapida lo faremo, informativa su come ad esempio si può avere la posta elettronica, su come si può avere la firma digitale, su tutti quegli strumenti che servono ai cittadini per sfruttare le semplificazioni telematiche, però intanto noi siamo pronti e questo penso sia un grande risultato, non sarà definitivo perché stiamo continuando a lavorare per migliorare sempre e quindi con questa campagna che si chiama Rapida cerchiamo di dare il massimo dell'informazione sul massimo dei servizi online disponibili nel comune. Come si svolgerà questa campagna di comunicazione, con quali mezzi e quanto durerà? Un po' di manifesti in questa fase, una quindicina di giorni, manifesti 6x3, e soprattutto attraverso strumenti telematici, in particolare il sito, sul quale tra l'altro abbiamo dati di accesso sempre maggiori e sicuramente i cittadini che consultano il nostro sito sono sempre di più. Il nuovo sito Rapida, a cui ripeto si accede dal sito del Comune, è molto visibile, quindi insomma gli strumenti per informare i cittadini ci sono e ci saranno sempre.